Sindaco, per il Saracino saranno presenti fra le 30 e le 40 aspiranti a Miss Italia. Si aggiunge bellezza a una grande manifestazione. Abbiamo colto con molto favore questa occasione per dare grande visibilità, visto l'interesse che la RAI da sempre manifesta verso il concorso di Miss Italia, sia alla città di Arezzo che alla giostra del Saracino. Abbiamo messo insieme le bellezze di tutti i tipi, faremo visitare anche Piero della Francesca, le nostre belle piazze, insomma, creeremo le condizioni perché la città di Arezzo e le sue bellezze vengano sposate con le bellezze di Miss Italia, vengano portate in tutta Italia, nelle case di tutti i cittadini. Noi però un po' di campanilismo ce l'avremo, tiferemo comunque per le Miss Aretine. Ah, questo è scontato, se ne discute neanche. In questo periodo è stato programmato tutta una serie di attività collaterali, di momenti mondani, di visibilità in città, sul territorio della provincia di Pistoia e poi in considerazione del fatto che la Regione Toscana ha investito molto su questa grossa opportunità di avere il concorso a Montecatini, c'era appunto la volontà di far fare anche delle escursioni alle Miss fuori dal territorio provinciale. Per quest'anno saranno due, abbiamo caldeggiato la possibilità di Arezzo proprio perché in questo periodo ci sono manifestazioni importanti, soprattutto la Giostra del Saracino, e quindi diciamo, è stata accolta subito questa nostra proposta e così il 1° settembre avremo le ragazze in città.